La vedova di Fabrizio Frizzi si confessa alla magazine Diva e Donna. Lo scorso anno Carlotta Mantovan non si sarebbe mai immaginata un Natale del genere, invece è accaduto. La giornalista si è ritrovata a dover trascorrere le feste senza il suo amato Fabrizio Frizzi. Il conduttore romano, infatti, è scomparso nel marzo 2018 dopo una brutta malattia. In questi mesi ha sentito tantissimo la sua mancanza, ma in questi giorni di festa il dolore e la nostalgia sono ancora più forti. La presentatrice TV, però, non si è scoraggiata, soprattutto per il bene della figlia Stella, che ora ha 5 anni. La donna ha provato in tutti i modi di renderle questo Natale felice anche senza la presenza del padre. Carlotta Mantovan e lo sfogo sulla figlioletta Stella. Prima delle feste di Natale, Carlotta Mantovan ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna. La vedova di Fabrizio Frizzi è stata fotografata dal magazine a passeggio per le vie della capitale con la figlioletta. Parlando col giornalista ha spiegato questo: "Dedico a Stella tutto il tempo che posso. Da quando si sveglia a quando la accompagno all'asilo, fino a quando si addormenta. Da lei non mi separo mai. Sono una mamma super chioccia. E proprio per l'amore che prova per Stella, la donna ha ricreato a casa l'atmosfera del Natale con i tipici addobbi, le decorazioni e anche il classico albero". Carlotta Mantovan, il lavoro e l'amore per i cavalli. Dopo il grande dolore per la scomparsa prematura di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha trovato il coraggio di ricominciare. La giornalista è tornata nuovamente a lavorare in televisione. Di recente i telespettatori l'hanno vista nella nuova edizione di Portobello, al fianco dell'amica Antonella Clerici. A farle trascorrere le giornate senza pensare ad altro, oltre al lavoro e alla figlia Stella, anche la sua grande passione per i cavalli. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.